Librando, libri in volo con Dante Cerati. Quando si pensa di fuggire dalla solita routine, di rilassarsi a contatto con la natura, gustando prodotti tipici, il primo luogo che ci viene in mente è sicuramente l'agriturismo. E la giornalista Giada Scandola, nel suo libro Agriturismi che passione, porta il lettore a scoprire questa realtà sotto un altro punto di vista. Il suo libro presenta 56 agriturismi e altrettante gustose ricette, ricordando i valori, le bellezze, le fatiche e i sacrifici che si nascondono dietro la vita e la cultura contadina. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati. Benvenuti a questa nuova puntata di Librando. Al telefono l'autrice ed editrice del libro, Giada Scandola, a cui do il benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Allora Giada, il tuo libro ci mette a contatto con questa realtà molto ancorata al nostro territorio di Mantova, cioè gli agriturismi. Come mai hai scelto di scrivere questo libro e come lo hai strutturato? Allora, è un libro che nasce per volontà di Terra Nostra, che è l'Associazione per l'Agriturismo, il Territorio e l'Ambiente affiliata a Coldiretti, che è la principale associazione a livello italiano per l'agricoltura, e quindi racconta all'interno la storia delle famiglie di 56 agriturismi mantovani dislocati in tutto il territorio mantovano, in tutta la provincia, associati a Terra Nostra. Da una parte c'è la storia delle famiglie, dall'altra parte invece una ricetta che è la principale caratteristica per quell'agriturismo. Giada, cosa significa lavorare in un agriturismo al giorno d'oggi e che consigli daresti a chi volesse iniziare questa attività? Ma lavorare in un agriturismo, per quello che ho potuto conoscere io, significa innanzitutto tanta passione e tanta fatica, tanto sacrificio. Significa però essere testimoni dell'amore per il proprio territorio, per la cucina del proprio territorio e farlo è anche una bandiera a fronte anche magari delle nuove proposte di nouvelle cuisine o altro. Quindi passione, tradizione della filiera agroalimentare virgiliana e mantovana in tutte le sue sfaccettature. Se si hanno questi requisiti e si ha voglia di mettersi in gioco, che significa concretamente anche fare degli investimenti, lavorare durante la settimana ma anche e soprattutto il fine settimana, infatti, allora sicuramente c'è la possibilità per aprire un nuovo agriturismo. Molti giovani hanno scelto di riavvicinarsi alla natura e al lavoro della terra. Da dove nasce questa controtendenza rispetto al passato, secondo te? È un dato che ho visto anch'io, che ho potuto notare, che ho cercato di mettere in risalto. Giovani che hanno intrapreso le carriere accademiche più diverse e poi a un certo punto hanno fatto un ritorno alla terra. Credo proprio dall'essere cresciuti a contatto con la natura, in campagna, con la terra, tra le vigne piuttosto che tra i filari del frutteto. È un amore innato che poi a un certo punto ti costringe a fare i conti con te stesso e di dire che cosa voglio nella vita, e molti di questi sono tornati proprio alla terra, alle origini, hanno preso in mano l'azienda di famiglia non solo per necessità ma proprio anche per volontà e l'hanno rilanciata. Quindi c'è un'azienda che conduce una tradizione familiare da generazioni ma ha uno sguardo rivolto al futuro attraverso la nuova generazione di giovani ventenni o trentenni che mettono anima, cuore e testa dentro proprio la propria azienda di famiglia. Già dal sottotitolo del libro recita Storie di famiglie tra campagna, cucina e ospitalità. Parliamo quindi di famiglie. Senza togliere niente a tutte quelle di cui parli nel libro, ce n'è una, c'è una storia che ti ha colpito particolarmente che vorresti condividere? È una storia di un agriturismo che poi leggendo il libro scoprirete qual è, comunque nelle immediate vicinanze a Mantova, e racconta la storia di una generazione totalmente al femminile. Sono cinque generazioni, quindi c'è la mamma di questa signora, che è la signora che ho intervistato, che ha comprato banalmente un campo di terra contro la volontà del marito, contro la volontà dei propri genitori, ma lei insisteva perché ci riconosceva una determinata qualità, determinate caratteristiche. Poi la figlia che ha fatto la parrucchiera per una vita e poi mi dice: io quando ero pronta di andare in pensione alla fine ho deciso di entrare nell'agriturismo, di chiudermi in cucina e di svegliarmi la mattina tirando la pasta, e dal di lì anche le figlie e adesso le nipoti. È una storia credo bellissima, come bellissime sono le storie che sono raccontate all'interno del libro, di persone anche che si
si sono emozionate proprio nel raccontare le vicissitudini delle proprie famiglie, perché molte volte quell'ambiente, quel luogo, quella struttura, quindi un fienile, una stalla, una vecchia casa padronale, significa anche riscatto molte volte, e credo che questo sia molto molto bello. Giada, che cosa si può assaporare secondo te visitando un agriturismo? Qual è la cosa che si percepisce maggiormente, che tu hai percepito maggiormente? È una domanda un po' difficile, nel senso che ci sono dei sentimenti uno diverso dall'altro. Credo che il sentimento che accomuna tutte le varie esperienze sia lo stupore, la meraviglia di entrare in oasi che abbiamo a portata di mano, a due passi dalla città, che molte volte non ci rendiamo conto, e poi all'interno si respira proprio non solo la passione, ma la familiarità, la storia, la cucina, la tradizione, ricette che vengono consultate dai ricettari, proprio scritti a penna magari dalla nonna o dalla mamma, una generazione al femminile in cucina, una generazione maschile che magari si dedica durante il giorno ai campi, ai filari, ai frutteti, alle serre, alle coltivazioni cerealicole, agli animali, perché molti hanno la stalla, e poi la sera cominciano a servire a tavola, che non significa semplicemente portare dei piatti, ma significa proprio sedersi a fianco ai propri ospiti e accoglierli all'interno della propria casa. Giada, tu nel libro parli naturalmente anche di chilometro zero. Che valore ha sul territorio mantovano il chilometro zero? Chilometro zero significa un valore aggiunto. Mantova potrebbe autosostenersi con il chilometro zero proprio per le coltivazioni che noi abbiamo. Quindi in una società che ricerca sempre la perfezione, la decorazione anche nei piatti, dall'altro lato ci sono dei prodotti freschi, buoni, genuini, sani, che sono appena colti dalla pianta, sono lavorati artigianalmente da delle mani sapienti e poi consegnati in tavola e serviti nei piatti. Questo è il grande valore del chilometro zero. Come pensi si evolverà il mercato dell'agriturismo nei prossimi anni? Quali sono le prospettive? Secondo me sono delle prospettive positive, perché è vero che ci sono degli agriturismi anche molto grandi, ma è anche vero che ci sono degli agriturismi molto piccoli, ambienti intimi, ed è ciò che l'ospite, il cliente ricerca. Io credo che ci possano essere delle buone prospettive di evoluzione. Quelli che ho sentito erano anche agriturismi che avrebbero aperto di lì a un mese, a 15 giorni, e sono di famiglie che hanno lavorato una vita, che ripeto potrebbero godersi la meritata pensione, invece hanno deciso di continuare con un'azienda agrituristica, quindi un imprenditore in tutto e per tutto agricolo, e quindi io credo che possa dare delle buone prospettive. Molto bene, allora io ringrazio di vero cuore Giada Scandola per essere stata in nostra compagnia oggi, e ricordo agli ascoltatori il suo libro Agriturismi che passione, storie di famiglie tra campagna, cucina e ospitalità, per la casa editrice Il Rio. Grazie ancora e a presto, Giada. Grazie a tutti.